questo è il paese del sole e noi andiamo a mare. Ma quanto sei stonato! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Da me e da... Tito! Il matito più stonato del mondo! Oh, no. Mi ha cantato la serenata, Tito! Mi ha cantato "Chiste un paese do mare, andiamo a mare", com'era? Andiamo a mare, sì! Chiste un paese do sole, una cosa senza senso delle sue. Tito, ma a te piace il mare? Beh, Ombri, non l'ho mai visto veramente! Non l'hai mai visto? Perché no, è lontano dal castello di Tarquinia? Sì, un po' lontano! Ho capito! Ma senti, ma voi colori galleggiate quindi? Siete di legno? Beh, non ci fa bene il mare, l'acqua del mare. No, perché? No, no. E ci roviniamo. Non siete mai acquerellabili? Bene. Sei veramente sciocchina. Tito, te le fai proprio dire così, queste battute sciocche. Però a me piacerebbe vedere il mare di Colorium. Chissà se un giorno anche io potrò arrivare a Colorium. Tito! Ehi, Ombri, bella presa! Grazie, è arrivata una carta meteora. Vediamo chi ce la scrive. Tito, ci scrive il color consigliere. Ehi, ciao color consigliere. Carissimo principe Tito, è formale il color consigliere. Carissima sì. Signora Ombretta, mi trovo in una situazione alquanto incresciosa. Che significa? Non lo so, forse non si lava. No, ingrasciosa, Tito! Mamma mia! Incresciosa! Ingrasciosa perché Tito oramai ha acquisito perfettamente la lingua siciliana. Ingrasciato da noi significa sporco. Tito, non ti capiscono i bambini del nord Italia se parli il dialetto. Allora, in una situazione alquanto incresciosa significa una situazione brutta, difficile. Oh no! Proprio ieri avevo preso la mia barchetta per recarmi al largo nel mare. Ah, proprio di mare si parla! Addio. Per andare un po' a pescare. Quanto a un certo punto il mare ho visto di tutta l'acqua svuotare. Ehi, ma chi ha tolto il tappo? Non c'è il tappo nel mare, Tito! Vediamo cosa è successo. Infatti, carissimi, le armate gommate hanno cominciato a cancellare tutte le onde, tutti i flutti, tutti i mari. E io sono rimasto con la mia barca arenato nei fondali rocciosi. Oh no! Tito, a parte il fatto che il color consigliere scrive malissimo e per leggere questa lettera ci sono state 3 ore. Ma poverino, bisogna aiutarlo anche se scrive male, giusto? Certamente! Come e adesso come si fa? E come si fa? Dobbiamo imparare a disegnare il mare, siete sì, pronti andiamo, bambini? Dai, bimbi. Andiamo a colorare tantissimi mari per salvare il color consigliere e dare di nuovo il mare a Colorium. Vai! Tutti al mare! Tutti al mare! Sì, sì! Oggi disegniamo il mare! Disegniamo il mare, forza! Sì, bimbi! Allora, innanzitutto facciamo una distinzione. Facciamo una distinzione tra il mare come agitato e il mare calmo, vero? Mare calmo! E mare agitato. Sì. E anche mare un po', sai quel mare delle belle giornate allegre, quando uno gioca col pallone sulla spiaggia? Certo. Allora, è facile, bimbi, guardate. Il mare calmo è un mare che potete disegnare così. Fate una bella linea tutta dritta, così. Ok? E poi ci siete? Tante belle striscioline, tutte tante U molto larghe, guardate. Brava Ombretta! Che bella ondina! Adesso fate un altro tipo di ondine, però state attenti a fare una cosa, vi insegno un trucco. Queste U fatele in mezzo a dove avete fatto quelle precedenti. Vedete che qui c'è la parte sopra della U? Si vede? Vi faccio vedere. Visto qui questa grande U spalmata? Facciamo così, questa curva all'insù. Adesso qui fate la curvetta sotto e in mezzo
fate le U. Ho capito. Visto? Qua c'è la curva e qua c'è lo spigolo. Quindi la punta qua della U di sotto deve andare a finire nella curva della sì, di sopra. Sì, di sopra. Bravissimo, Tito. Hai capito. Perché questo darà più movimento al nostro mare. Ora vi insegno un altro segreto. Man mano che ci spostiamo in avanti, fate questa distanza sempre un po' più larga. E adesso quindi la farò così. E andrò... E queste U fatele sempre anche loro un po' più grandi. Questo darà l'idea del mare sempre più vicino a noi. Guardate, visto qui, da qui a qui è poco, da qui a qui è un po' di più, da qui a qui è un altro po' di più. Adesso andiamo da qui a qui, quindi ancora un po' di più. E U sempre più grandi. U, U. Eccoci qua. Brava, a questo Ombri. Punto abbiamo fatto tutto il mare. E qua sotto? Qua sotto adesso ci dobbiamo proprio divertire. Avviciniamoci. Poppete, visto che qui cosa è dritto fai, dritto, qui facciamo invece qua in mezzo un'altra lineetta tutta piena di U piccoline. Wow! Così questo darà il senso proprio del movimento. Sei bravissima, si vede che sei marittima. Sono proprio marittima, Tito. Una marina retta. E così abbiamo anche il mare lontano lontano. Ciao mare lontano lontano. E fagli una barchetta. Dove la facciamo la barchetta? Qui? Sì, sì. Sul mare lontano lontano? Sì. Ecco la barchetta. È a vela questa barchetta? Certo. Ok. Il allora. Sole, fagli le nuvole. Tito. Ma ti devo dire tutto io? Ma Tito, ma se stiamo facendo invece qui la... il mare, che c'entrano tutti i personaggi. Okay, facciamo un paesaggio. Facciamo un paesaggio, un bel sole. È bravissimo. Poi cosa facciamo? Una nuvoletta. Una nuvoletta. La facciamo qua la nuvoletta? Sì, sì. Bimbi, voi la sapete fare la nuvoletta, vero? Morbidosa, morbidosetta. L'abbiamo fatta insieme la nuvoletta? E allora dobbiamo farla molto presto le nuvolette. Ok, una nuvoletta nel cielo e adesso invece facciamo lo stesso mare, sì, però in tempesta. Adesso per fare il mare in tempesta le onde cambiano, non sono più delle U, sono però come tante pinne di squalo. Guardate, bimbi. Vai, forza, Ombri. Brava! Quindi si fa questa pinna, si gira. Sei guardate, bravissima. Si fa la pinna, poi si gira una U, la U in pratica, guardate qua, si fa una U un po' storta, così, si sale, brava. E poi si continua, si fa un'altra U un po' storta, e poi continua, poppete, poppete, vengono fuori tante cose, tipo un cin. E allora, questo è il movimento che dovete dare, va bene bimbi? Queste bravissima. U. Lo proviamo a fare piccolino, veloci veloci. E allora vi ricordo sempre di cominciare con delle U. Facciamo sempre il taglio del mare, così, in lontananza. E adesso cominciamo. Cominciamo al contrario, così ci viene più facile. Cominciamo dalle U più grosse. E poi in mezzo, ricordatevi bimbi, sempre in mezzo. È proprio un mare arrabbiato. Eh sì, delle altre U. Le U storte, tutte storte queste U. Adesso qui in mezzo delle altre U. Va bene bimbi? Un po' più piccole e un po' più vicine. Fate in modo che siano sempre più storte queste U. E ancora. Io dico U, bimbi, ma soltanto per farvi capire che il movimento da fare è questo. Uno, U, tac. U-tac, U-tac, ok bimbi, tanti uncini, U, U, quasi V, U-V, 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 bene, e continuate così fino in fondo.
sempre via via più piccole e più vicine. Allora Tito, Omri, adesso cosa stai facendo? Coloriamo questo mare, dobbiamo fare sembrare queste onde veramente, veramente vere. Bene. E allora, con tutta la schiumetta sopra. Certo. E allora prendiamo un blu. Però deve essere semplice. Semplice, semplice, promesso. Benissimo. Prendiamo un blu scuro e un azzurro. Ok. Cosa facciamo? Allora, il colore azzurro, cominciamo col colore azzurro. Ok. E tracciamo una linea, così, guardate bimbi, che parta. Da dove parte la... l'onda, no, da dove parte l'onda, e però si allontani dal bordo e poi faccia così, poppete, wow, e poi di nuovo da dove parte l'onda si allontana e si unisce di nuovo qui. È più facile a vederlo che a spiegarlo. Sì, guardate bimbi, avvicinatevi, partiamo da qui attaccati all'onda, poi ci allontaniamo un po' e poi ci riavviciniamo qui, poppete. E adesso qua sotto, sotto questo passaggio di pennarello, facciamo tutto di azzurro. Voi fatelo bene? Io lo faccio veloce veloce per fare prima. Voi fatelo bene, non lasciate neanche uno spazietto bianco, eh? Mi raccomando. E adesso facciamo la stessa cosa anche nella riga di sopra, però col pennarello blu scuro. Quindi, guardate, partiamo attaccati, ci allontaniamo e torniamo attaccati. Quindi partiamo attaccati, ci allontaniamo e torniamo attaccati. Oh, mi sembra che brava! E poi coloriamo. Voi fatelo bene. Ok, il nostro mare tempestoso è pronto per trascinarci via. È mosso, mosso. Naturalmente qui ci sarà il cielo, bimbi. E allora noi contorniamo le onde col colore del cielo, proprio qui. E quindi non andremo a toccare, guardiamo, il cielo. Vi consiglio di farlo sempre o con i colori a cera o con i colori a matita. Io, come al solito, mi accorcio il lavoro col mio metodo dello sfumato, se no qua ci stiamo anni e anni. Poi Tito, lo sapete, fatta l'ora vuole la merenda. Sì, forza ombri, ho famuccia. E allora bimbi, guardate, vi consiglio di contornare con un azzurro chiaro le onde, così, poppete, poppete. Anche Enzino sta disegnando il mare, visto Tito? Solo tu non fai niente, Tito! Ah. E dopodiché, col ditino, sfumate il cielo, senza andare dentro le onde, ma tra le onde, sì. Giusto? Giusto, Omri! Che mare in tempesta! Mi è caduto! Ti è caduto il colore, Enzo? Tito, aiutalo! Vieni qua, piccolo! È veramente un pastrocchio. Ma come piccolo? È più alto di te. Hai fatto un pastrocchio qua. Non sai disegnare. Segui il corso. Pure tu. Ok. Il nostro cielo è bello e pronto. Ed ecco il nostro mare in tempesta. Colorate così il mare in tempesta. Mentre il mare calmo, vi consiglio di colorarlo diversamente. Fate con un bel azzurro chiaro tutte le U che abbiamo fatto, così. Non troppo grosso l'azzurro, ho preso un colore a spirito normale, visto? E poi, ovviamente, bimbi, cancellate tutto il bordo a matita. E poi coloriamo tutto, veloci veloci, leggeri leggeri, tutto il mare azzurro. Bravi bimbi, forza! Se volete essere proprio bravi bravi bimbi, ora vi svelo un segreto. Certo, dovete essere bravi bimbi bimbi. Più in fondo passate un po' di blu, piano piano, soltanto in alcuni punti, non dappertutto, così. Guardate, lo faccio solo qua con voi, perché il mare è più lontano, quindi si vede più scuro. Certo, bimbi, bravi! Poco poco di blu, così, tutto aperto, non fitto fitto, leggero leggero. E poi, più vicino, prendete il verde. Sì, perché l'acqua del mare è anche un po' verde.
e passateli in mezzo. Qui però poca poca, eh? Ombri, ma quanto ne sai? Olè, e il nostro mare un po' verde, un po' blu e un po' azzurro è pronto per le nostre estati che tra un po' arriveranno. Belle, belle e divertenti. Tito, ma tu sai nuotare? Galleggio più che altro. Affondi. Ah, certo, tu galleggi, sei di legno. Ma poi ti rovini però a mare. Metti il flatting io. Bravo, mettiti il flatting. Allora, bimbi, fate tanti mari. Fate anche il cielo, fate il sole, le nuvolette e se volete, perché no, metteteci anche una barchetta all'orizzonte. E poi postate i vostri disegni dove, Tito? Sull'album di Facebook Salviamo il Mondo di Colorium. Il salvataggio di Colorium. Ah sì, ecco, meglio così. Ciao. Voi metteteli in bacheca. Ancora non è tempo di salutare. Ciao. Aspetta. Voi metteteli in bacheca che poi a metterli nell'album il salvataggio di Colorium ci penso io, meno ok? Male. E allora, bimbi, ci rivediamo di là per chiacchierare un altro pochettino? Sì, andiamo di là. Ora puoi salutare. Ora puoi ciao. Salutare. Ciao. Bravo. Oh no. Avete visto, bimbi, che è bello disegnare il mare con le onde, il mare da lontano, il mare da vicino, il mare con tutte le sue sfumature, il mare con la schiuma. Non è divertente, Tito? Sì, il mare è bellissimo. È bellissimo. E da oggi che lo disegnano i bimbi di Arte per Te sarà ancora più bello il mare di Colorium. Così quando andrai a vederlo per la prima volta lo troverai bellissimo e magari porterai anche me. Evviva, Ombri! Vedo l'ora che inizi l'estate! Anch'io in questo momento ho tanta voglia di estate e intanto non ci faremo cogliere impreparati. Cominciamo a disegnare tantissimo mare per dare un nuovo mare a Colorium. Le armate gommate non l'avranno vinta. Non vinceranno! No, mai! E naturalmente, Tito, i disegni, i bimbi dove dovranno metterli? Beh, i bimbi devono mandare i disegni su Arte per Te, sulla pagina Facebook, l'album Salviamo Colorium. Sì, trovate qua sotto nel box informazione il link per poter inviare info il vostro disegno. Box. Nell'info info box. Allora, Tito, noi quindi ci rivediamo per la prossima missione, vero? Certo. E intanto andiamo a fare merenda, giusto? Merenda, evviva! Evviva! Allora, noi... ciao bimbi, andiamo! Aspetta, saluta ok, contando. Giusto. Noi ci rivediamo la prossima volta, bimbi. Intanto vi mandiamo un grande bacio da Ombretta, da Tito e da Arte per Te. Tutto. Arrivederci. Ciao, ciao bimbi. Grazie.